faremo un nuovo video risposta. E l'argomento di oggi sarà streghe ereditarie. Partiamo subito. Ciao Ambra, vorrei sapere di più sull'argomento strega ereditaria. Io sono certa di non esserlo, poiché nessuno della mia famiglia mostra segni di un risveglio spirituale e nessuno mi ha mai parlato di argomenti spirituali mistici. Io mi definisco strega, ma com'è possibile che sia l'unica della mia famiglia? Quanto influisce la genetica sulla spiritualità? Innanzitutto, ciao e grazie per le tue domande. Allora, quanto influisce la genetica sulla spiritualità? Una strega ereditaria è una strega che discende da una dinastia di streghe, quindi, persone praticanti la stregoneria. È molto facile che si nasca streghe in una famiglia dove non ci sono state altre persone praticanti. E questo perché comunque non è nel DNA la magia. Allora, è vero che il DNA ha in sé tutte le informazioni dei nostri avi, per cui se si tratta di una strega ereditaria, è come se in qualche modo dentro lei ci fossero registrate tutte le esperienze mistiche e anche i poteri che a volte appunto eredita proprio dalla famiglia delle altre streghe sue ave e anche maschi naturalmente. Questo però non influisce inscindibilmente sulla discendenza. Molte streghe nascono e si risvegliano quindi e diventano quindi streghe, cioè rivelano la propria connessione con la divinità, questo è una strega, e iniziano anche a praticare, quindi veramente sono streghe e sono in una famiglia, nascono in una famiglia che invece non ha mai praticato. Questo non è un fattore che reca danno o meno potere alla strega stessa nel suo nome. Una strega cresce di potenza tanto quanto essa stessa si permette. Quindi, in questo senso, ognuna è indipendente. E quindi è molto facile che si possa nascere in una condizione del genere. Anzi, le streghe ereditarie sono rare perché al giorno d'oggi si è perso, in generale si è persa proprio questa connessione. Infatti nel mio canale io parlo di riconnessione, proprio perché è ormai risaputo che la stregoneria di oggi deve andare a ripescare proprio sia nel passato, ma nel passato dentro di noi, dentro ognuno di noi, l'antica connessione, perché si è persa. E vabbè, è così. Però comunque è una bellissima cosa, rimane comunque una bellissima cosa la riconnessione e dipende da ognuno di noi, è proprio una cosa singolare. Come abbiamo già visto molte volte, la stregoneria, la strega, è appunto la persona indipendente che pratica e quindi che proprio in modo indipendente si eleva, perché d'altronde siamo noi stessi che scegliamo il nostro percorso, dove mettere le nostre energie, la nostra attenzione e quindi il nostro potere. E noi siamo padroni di noi stesse e quindi di conseguenza l'aspetto genetico in tal senso non ha alcun valore, non ce l'ha. Quello che una strega può ereditare, nel caso sia appunto discendente di una dinastia di streghe, sono poteri, la storia e poi strumenti come il libro delle ombre o incantesimi. Ok? Quindi è possibile benissimo che tu sia l'unica strega della tua famiglia proprio perché il risveglio è una cosa che viene dall'individuo e non dalla famiglia. In ogni caso, anche in una famiglia di streghe è possibilissimo che uno o più elementi della famiglia stessa siano più o meno risvegliandi. Poi, quali sono, se esistono, le differenze tra una strega ereditaria e una non ereditaria? Ecco, alcuni li abbiamo già citati. Alcune persone mi hanno detto che alcune streghe ereditarie
sfoggino la loro condizione di essere streghe ereditarie in un modo assai poco umile. Questo perché probabilmente in realtà hanno ben poco potere personale e credano magari di essere più potenti o più speciali di altre. Allora, questa cosa, non è assolutamente così, è bene saperlo. Il risveglio appunto conduce la strega, il risvegliando verso se stesso, innalzandolo e maturandolo, perciò chiunque si creda più speciale di un altro, qualunque siano i suoi poteri, le sue facoltà, in realtà è più immaturo degli altri, perché non c'è una persona più speciale dell'altra. È proprio, non è una definizione che si può dare a una strega neanche ereditaria, assolutamente. Una strega ereditaria si ritroverà magari a ricevere, come abbiamo detto, dei poteri che sono della propria dinastia, una storia, e quindi più che altro è un arricchimento culturale e affettivo anche. La nostra storia ci permette magari di ricondurci un pochino, non tanto, più facilmente di altre streghe, semplicemente perché abbiamo dei riscontri a livello della stregoneria e quindi non partiamo completamente da zero, anche se la morale, lo spirituale, la maturità, il percorso di maturità psichica molto spesso non coincide, come abbiamo visto, con l'essere strega. E io sto parlando appunto che ci sono molto spesso, è facile che delle streghe nascano in una famiglia che magari sono streghe anche loro, quindi una strega ereditaria, ma nasce in una famiglia in cui invece, anche se i poteri sono comunque praticati, al contrario, la maturità interiore deve fare ancora molta strada. È bene sapere che è proprio la maturità interiore che accresce il potere della strega, non il contrario. E questo, è tutto dire, è tutto dire. Una strega ereditaria si ritroverà quindi, in ogni caso, in una condizione in cui, proprio a livello concettuale, alla fine, in cui la magia è reale e quindi non deve iniziare a scavallare i dubbi che vengono di norma a chiunque si approcci alla stregoneria, perché in realtà, è già nata in un ambiente in cui, il miracolo già esiste in una maniera normale. E invece dovrà fare da sola, strega ereditaria come la strega non ereditaria, il proprio percorso personale di accrescita del proprio potenziale in tutti i sensi, caratteriale e non. Il proprio percorso verso se stessa lo dovrà compiere da sola comunque, perché è lì che c'è il valore poi della conquista di se stessi, del raggiungimento di stati e di stadi sempre più elevati di sé, sempre più ravvicinati al nucleo, l'anima. Questa è comunque una cosa che è soltanto nostra conquista e soltanto un nostro merito, in quel senso lì. Perché il lavoro lo facciamo noi e lo facciamo sempre da soli, perché in questo modo possiamo veramente trovare la nostra forza e il nostro centro. Una persona, una strega, in ogni caso si crea da sola. E questo è meraviglioso. Si crea da sola e si erge in tutta la sua luce, da sola, in ogni caso, tra l'altro. Che sia nata in una condizione o in un'altra. E la sua espressione sarà in ogni caso unica e irripetibile.